questo periodo contiene un solo verbo, ti sei impantanato. Per questo si tratta di un periodo con una sola proposizione, che è ovviamente una principale. Questa proposizione principale, visto che esprime una domanda, sarà una principale di tipo interrogativo. Questo secondo periodo contiene due verbi, ha chiesto e si è impantanato. Pertanto contiene due proposizioni diverse. La principale è Ruben ha chiesto a Edi se si è impantanato, visto che è introdotto da una congiunzione subordinante, se è una subordinata. Che cosa esprime questa proposizione? Racchiude in sé la domanda che abbiamo sentito prima. Ruben ha chiesto a Edi e la domanda era: Edi, ma ti sei impantanato? Riportando questa domanda in forma di discorso indiretto, questa proposizione fa proprio il lavoro di trasformare la domanda da diretta a indiretta. Pertanto si chiama interrogativa indiretta. La proposizione interrogativa indiretta, quindi, esprime una domanda o un dubbio in forma indiretta, cioè senza il punto di domanda e in forma di subordinata.